Presidente, pochi istanti fa è stato ribadito che si volerà da Foggia, è stato anche accennato un certo tempo, entro il 30 settembre. Va bene, aspettiamo anche il 30 settembre. Soddisfazione, ma ci crede Confindustria? Confindustria innanzitutto è soddisfatta perché Gino Lisa riprende il volo. E se prende il volo Gino Lisa dovrebbe riprendere il volo un po' tutta la capitanata, però per volare occorre un po', bisogna mettere la tuta, lo zainetto, tante attrezzature, ecco, quindi adesso bisogna attrezzarsi. Confindustria ci crede, ha dato anche un suo contributo molto importante, in pieno silenzio ha contribuito a questa giornata eccezionale per Foggia. Quindi faremo ancora quello che c'è da fare. Ecco, c'è da sistemare ancora gli aspetti un po' tecnici. Una compagnia giovane, da quello che apprendiamo, con due aerei, di cui uno sarà quello utilizzato. Le rotte che sono state presentate, sono rotte che sono appetibili e in che maniera? Parto dall'ultima sua sezione. Le rotte che sono state presentate sono eccezionali, sono quelle che noi si voleva fare. Mancherà solo Roma, ma non è, forse verrà messa dopo, ma sono delle rotte che soddisferanno il mercato e le esigenze anche degli imprenditori. Per quanto riguarda la compagnia, personalmente non la conosco, mi auguro che sia soddisfacente e che faccia in continuità il servizio che deve fare.